ma sì, qui sì. La dieta non si comincia in Abruzzo mai. Non sono inappetenti, quindi sì. Ma quanto bene pensierini ma pensierini mia, ma dove li accomodatevi, dove siamo, dove eccoli qua. Guarda, ma li posaremo lì. Dove mettete questi dolci? Ti aiuto, metteteli tutti che lì bello sopra. Questo cos'è? È un ce l'hai il microfono? No, sedete ce qui. Abbiamo il microfono. Allora datemi, ah, ce l'abbiamo. Eccoli sì, ce li hanno. Allora questo dati è un spiegatemelo voi che siete stati quanti mesi lì? No. Due mesi, tre mesi, quattro mesi? Io, una vita, io ci sarei un anno intero. E infatti tu non ti sei mai mossa di lì. No, sono rimasta lì. Allora spieghiamo cos'è tu, questo, un cavallo? Un cavallo in dialetto si dice a cavallo. A cavallo. A cavallo. Ed è una specie di... Accompagniamolo dentro. Cos'è? È un biscotto. Un tortaro. È un tortaro. Un tortaro. È il tortaro, a cavalla. È la tortaro, a cavalla. Allora, mettiamo appoggiateli lì, tutto qua, ragazzi. Così. Tutto qua. Facciamo vedere il tortaro. Ma che meraviglia! Questo. Quello che cos'è? Pulcino, cos'è? Sono mamma e Pulcino. Si chiamano Apez. Si chiama Apez. Apez. Ecco qua, vedi Roberto? Eccolo qua. Queste che sono, vabbè. Quello che si chiama Solidea? Miscut. Eh? Miscut. Guarda Antonio che guarda e ride. E poi che... ma questa è meravigliosa. Questa come si chiama? La Popella. La Popella. La Popella? Non vedi? La Popella. Eccola la Popella. Girati così. Ecco qua. La Popella la mettiamo qui. Qui sono dei... Qui cos'è? Le pulcine. Le pulcine. Questo è molto... Sono proprio dei biscottini al cioccolato. Me li mangerei già tutti. Bambini, siete tutti molto eleganti. E questi sono i biscotti. I biscotti. Allora, bambini, vi potete accomodare questo barocco. Ah, ne manca uno. Questo cos'è? Questo è sempre un tortaro. È sempre un tortaro. Buon appetito, Mara. Buon appetito. Dividi con lo studio. Accomodatevi. A un certo punto. Ah, questa è una spilletta. La spilletta del Parco Nazionale dell'Abruzzo, dove abbiamo girato noi poi. E quindi questa è una spilletta. Ma grazie mille. Poi la mettiamo? Sì, poi la mettiamo. La vuoi adesso? Sì. E mettiamo sta spilletta, ma che ci importa? Sì, mettiamo. Ma non mi hai mai imitato a me. Non t'ho imitata. La prendi sul perso poi che ti imito? Sì. Ma non sei sciofan, un pochetto? Giusto così, un po' di voce, non mi viene. Grazie, grazie dei regali, grazie dei dolci. Ci siamo tutti. Grazie. Allora, questo microfono credo sia di bambini, ecco, ve lo passate. Allora, intanto è bello vedervi. Grazie. Bello vedervi. Siamo visti da poco poi. Sì, per colpo di luna. Con te invece. E anche con me nel film precedente. Sì, ma sono già qualche mese. Sì, che poi dopo un po' sembra passato un'eternità, perché poi escono i film, no? Esatto. E poi tutto va. E tutto va. Tutto passa e poi si ricomincia. Eh sì. Esatto. L'importante è non essere mai in ritardo, andare avanti. No, ma anche ricominciare. E ricominciare, esatto. Chissà se ci fermiamo. No, perché no? Perché dobbiamo, no? Perché ogni tanto, caro. Una pausa ogni tanto. Una pausetta. Un respiro e poi via, se ricomincia. Voi lavorate tantissimo, ragazzi. Abbastanza, insomma, dai. Questo è un film che abbiamo fatto un anno fa circa. E quindi siamo ben contenti. È uscito 2 giorni fa ed è un film che coinvolge queste meraviglie. È un film che racconta un tema importante e necessario. Andrea, fai un sorriso. Senti, però adesso me li dovete presentare voi. Certo. Voglio soltanto dire una cosa. Tra un po' entrerà anche Riccardo Milani, che è il regista di questo film. Io l'ho visto e il film è bellissimo. Grazie. È un film da vedere assolutamente. Grazie. Perché è un film che ti fa pensare, che ti fa capire tante cose, diciamo che proprio ti tocca un po' il cuore. A me... Un film che diverte, un film che coinvolge questi bambini. Molto divertente, anche molto divertente, ma è anche un film dal punto di vista, insomma, ti fa pensare, ti fa capire determinate cose, no? Sì. È un film che vi consiglio veramente, andate al cinema, perché questo film va visto al cinema. Tutti insieme, tutta la famiglia. Tutta la famiglia, perché il film è per tutti.
Adesso ragazzi, voi diventate i conduttori di domenica. A voi la parola, a voi presentare e dire anche che cosa fanno questi bambini. Allora, ognuno ha un ruolo ovviamente, no? Quindi noi possiamo dire il nome il nome vero e il nome del ruolo. Iniziamo da Bianca, che se la fa sotto oggi, emozionatissima, ma invece... Bianca, vero, sì. Bianca? Sì, però dai, no, insomma, amore, non... Prendi il microfono, no, prendi Bianca. Prendi il microfono. Allora, di tu chi sei nel film? Titina. E che fa Titina? L'alunna di questa scuola. L'alunna di... E com'è Titina? Ti assomiglia? Nella vita sei un po' Titina? Sì, un po' Titina è lei, sì. Ma... è la migliore amica di Quirina, che in realtà invece è Donatella. Passa il microfono. Che nel film si possono vedere solo a scuola, ma non fuori da esattamente scuola. Esatto. Perché i loro padri hanno dei ruoli un po', diciamo, opposti. Diversi. Sai, la montagna lo fa. La montagna, la montagna fa tante lo cose. Fa. Fa tante cose. Poi chi c'è? Poi c'è lui, Mara. Bello vivace. Lui. Abbastanza vivace, non sei mai stato fermo in 7 settimane, no. Adesso sei fermo e stai soffrendo, ma resisti, dai. Resisti. Guglielmo, Andrea, vero? Sabatino nel ruolo. Sì. Vuoi cantare una canzone? No. Sai cantare, Andrea? No. E perché ti ha detto se vuoi cantare? Così. Forse perché canti. E poi c'è? Guglielmo. E nel film sei? Con Cezio. Oh, ah, bravissimo. Cezio che c'ha una sorella, Gemma. Insomma, ecco, guarda quanto entusiasmo, Mara, guarda. Ma no, che sono intimiditi. Lo so. Siete un po' intimiditi, è la prima volta che certo. Venite in uno Siete studio. No, è la prima volta. Che vi sembriamo, una banda dei matti? Tu? Eh sì. Quello sì. E tu chi sei? Vai. Io sono Enzo. Enzo, e nel film? Cesidio. E come sei? Tu sei il più grande, no? No, diciamo no. Sono il più piccolo dei più grandi. Sei il più piccolo dei più grandi. Beh, vedi, ecco, e lui è bravo con i computer nel film, che è il nostro genio. Ah, come no? Lui è geniale. Lui è geniale. Io sono nato. Non scopriamo, è lui, è vero. È il data manager. Ma lui ha un ruolo... E lui ha un ruolo di svolta, perché non, poi non è quello che... Però, non anticipiamo, però, insomma. E poi, il piccolina, tu? Io sono Filomena. Filomena. E nella realtà mi chiamo Solidea. Oh. Ah, ecco, Solidea. Solidea. E tu, così ti abbiamo presentati tutti? Io mi chiamo in realtà Gianmarco e rappresento Aniceto. Aniceto. Ah, certo. Aniceto. Quello che presenti a lui subito. Esatto. Sentite, bambini, ma com'è stato fare gli attori, lavorare con degli attori importanti? Famosi, bravissimi, com'è stato? Papà. Siete divertiti? Microfono. Bello. Bello divertente, come? Divertente. Divertente? Ma avete imparato qualcosa oppure siete stati liberi di interpretare come volevate? No, abbiamo dovuto imparare qualcosa prima di recitare. Tipo cosa hai imparato? Ogni giorno Milani ci dava sul gruppo di Un Mondo a Parte le scene che dovevamo, diciamo, fare il giorno dopo. E noi dovevamo imparare con il copione e il giorno dopo dovevamo essere pronti. Senti, ma Milani, dov'è Milani? Milani arriverà a un certo Milani, punto. Riccardo, facciamolo entrare. Ha creato tutto lui. Appunto, dai. Ha scelto lui, ha selezionato lui. Ci devi raccontare tu com'è andata, no? Perché con gli attori grandi lo sappiamo. Esatto. Scendi, Milano. Lo possiamo immaginare. Con loro. Molto alto. No, c'è una leva. C'è una manovella qui. Io le dico sempre adesso, con la leva di questo. A destra qui. È vero o no che c'è una leva? Vai, siediti. Deve sedere. Ti spostare un po' più in alto. È il mio momento perché io la faccio sempre, la vecchia gag. La vecchia gag.
Senti, ma io mando una clip del film. Vabbè. Così facciamo entrare già esatto. il pubblico nella atmosfera. Esatto. Vediamola. Clip. Buongiorno. Buongiorno. Allora, qui abbiamo la prima, terza e quinta A. Lui è il maestro Michele. Buongiorno. Buongiorno. Allora, facciamo le presentazioni, eh? Loro sono qui Irina e Titina. Queste a scuola sono inseparabili. Però fuori non ci possiamo vedere. Perché non vi potete vedere? Perché fra un po' comincia la campagna elettorale. Allora, il papà di Titina si è candidato come sindaco per il centro-sinistra. E invece il papà di Quirino per il centro-destra. E allora? Lo so, Michè, a montagna lo fa, ecco. Lui è Aniceto. Come? Aniceto. Aniceto? Come mai? Si chiama così il papà di mio papà. Lei è Filomena. Era tua madre quella che guidava la corriera, vero? Sì, mamma sta sempre sulla corriera. Cesidio invece, litiga tutti i giorni con l'italiano, vero Cesì? Però se c'è un problema al computer ci pensa lui, eh? Lui è praticamente il nostro data manager. E poi c'è Sabatino, eh? E tira su sto mento, Sabatino. Va bene, dai, potete cominciare, eh? Ciao, buon lavoro, Michè. Fate bravi, eh? Grazie. Anche il regista. Adesso io dovrei fare delle domande ad Antonio, a Virginia e a Riccardo, ma io vi devo dire la verità, sono un po' stanca e allora voi dovete prendere il mio posto rimanendo lì e dovete fare delle domande in modo che il pubblico a casa viene incuriosito e vanno tutti al cinema a vedere Un mondo a parte. Ok? Allora fate le domande che volete, non quelle che vi hanno preparato Marco. Io vorrei che fossero delle domande vostre. Amore, sei arrabbiato tu? Sei triste? No, è così sempre, Mara. Sei annoiato? È in pausa. Diciamo che è annoiato. Vieni qui vicino a me, vieni qui amore. Dammi qua. Allora, vieni qua vicino a me, va, perché ti vedo che ti sei stranito. Che è successo? Perché sei un po' annoiato, diciamo? Il viaggio. Amore? Il viaggio, tutto. Non tutto. Volevi venire qua, no? Mara, non indagare troppo, però. Volevi stare a casa a giocare con i tuoi amichetti, immagino, il giorno di Pasqua. Sì. E invece sei venuto qua, per cui sei un po' così stranito, diciamo. Sì. Però, sì. Però appena finito qua vai a casa, no? Torni e puoi giocare stasera. Sì. Ma sei un po' triste o solo arrabbiato? No, solo un po' stanco. Un po' stanco, amore. Ma mi aiuti a me che devo parlare con loro? Ad esempio, una domanda la puoi fare tu a loro? Ok. Dai, vieni. Con me il nome è Andrea? Sì. Andrea, vieni qua da zia, via qua, così. Vai, vai. Allora, aiutami Andrea, perché io sono anziana, capisci? C'ho bisogno di un aiuto, lo puoi fare? Potrei essere la tua nonnina? No. Ti piace? No. Nonnina ti piace, eh? Okay. Allora Andrea, una domanda tua, perché tu sei sincero, per Antonio Albanese. Ce la fai a tenere il microfono tu o te fa fatica? Dai, Andrea, guardati. No, non si può. Andrea, alza la testa. Dimmi, Andrea, vuoi farmi una domanda? Guardati, dai, sorridi, amore. Vuoi farmi una domanda, Andrea? Sì. Dai, una domanda. Dimmi. Per Antonio. Hai imparato a accendere la stufa? La verità sì, ho imparato. Però guarda, perché? Andrea, io ero bravino anche prima, eh. Ho dovuto, cioè, praticamente lui mi ha umiliato perché ho cercato di non accendere la stufa, ma a me piace accendere la stufa e il camino. Comunque bella domanda, Giorgio. Perché all'interno del film io ho delle grosse difficoltà perché arrivo da una periferia diversa, diciamo.
hai patito il freddo, eh? Parecchio, quello sì. Quello è vero. Quello sì, perché noi siamo arrivati a 1300 metri, io almeno con i mocassini e le calzette di cotone, perché lui, crudelissimo, ci teneva, per la verità. Sì, la verità, sì, è neurale. Sì. Allora, una domanda per Virgilia, poi anche a voi, pensatele. Andrea? E sabati? Fammi questa domanda, ya. Andrea? Non è facile. Parla marzicana, così mi capisci. Vuoi farla a Riccardo, regista? Ce l'hai già pronta? Ti viene in mente qualcosa? No. Niente, a nessuno. E a Virginia? A me? Come mi chiami? Digli a Mara come mi hai chiamato per 6 settimane. Giraffa. Ecco. Diglielo a zia Mara. Mi chiami Giraffa. Però digli anche qual era il nostro rito. Il nostro rito, vieni qui, lo facciamo vedere. Vieni qui, facciamo vedere il nostro rito. Vieni qui. Un bacio su, un bacio sull'orecchietta. Grande Andrea. Ce l'hai una domanda per Riccardo, regista? Viene in mente qualcosa? Sì. Dai, fagliela. Se è stato bello girare sto film. È stato molto bello. È stato molto bello. Grazie a voi, grazie ai posti dove ho girato, grazie a una comunità che ci ha accolto e che si è anche messa in gioco, perché tu devi sapere, Mara, che un 90% del cast di questo film è composto da non attori, da gente del luogo, da genitori dei bambini, da loro, e siamo stati particolarmente bene. Tutto questo non sarebbe stato possibile se non avessi avuto però accanto Antonio e Virginia, due grandi attori che hanno saputo relazionarsi con un cast di persone che non hanno mai fatto questo mestiere. Beh, molto bello il film, ho appena detto, non so se tu hai sentito. Sì. Andrea, ti vai a sedere, passi il microfono ai tuoi compagni che magari anche loro hanno delle domande da fare. Allora, vieni qua, vieni da zia, vieni qua, ecco, piccoletto. Guglielmo, di. Allora, a chi vuoi fare la domanda? Non lo so. Guarda me, girati un attimo. Ce l'avrai una domanda. Ce l'hai la ragazza, tu? Fidanzato? Siamo sicuri? Non niente da chiedere? Niente. Te la faccio, niente da dire. Guglielmo, te la faccio io una domanda. Te la fa Riccardo. Non ho niente da dire. Allora, te la faccio io. Fategliela voi. Te la faccio io. Lo rifaresti il film? Ricominceresti da capo? No. Lo so. Esattamente, lo sapevo. Perché? Perché è troppo faticoso. È stato molto faticoso. Sì. Dimmi perché. Perché non rifaresti? Perché mi mettevano tanta roba addosso. Allora, che da una parte era buono, perché mettevamo tante cose addosso per il freddo, capito? Però c'è stato un momento che abbiamo dovuto girare anche quando faceva un po' più caldo e loro non sopportavano le cose. Però faceva freddo in mezzo alla neve, Guglielmo. Cioè, vuoi proprio freddo. Dire meglio la scuola? Meglio andare a scuola? Sì. E siamo in colpo. Allora, chi ha delle domande per loro? Dai. Ecco, c'è Donatella. Ce l'hai, vieni qua, vieni qua. Donatella. Passa il microfono, ecco. Amo. Allora, Donatella, vai. Ma il bacio che vi siete dati è vero? Ma che domanda è, Donatella? Il bacio che vi siete dati nel film è vero? Ma con chi? Ma in che senso? Tra Virginia e Raffaele. Ah, che noi siamo dati il bacio. Guarda, io non volevo, lei ha insistito. E allora è nato un bacio vero. Io non volevo, ma lei, Antonio, neanche il regista voleva, certo. Ma proprio Virginia che ha insistito, e lui, il regista, ha cambiato anche la sceneggiatura, e poi ci era un bacio cinematografico, cioè finto, certo. Esatto. Guarda come l'hai visto. Il cinema è pieno di sacrifici. Perché tu l'hai visto che si baciavano? E secondo te era vero o finto? Non lo so. Cara. Beh, vero nel senso vero, sì, beh, insomma, da cinema, cinema. Come sono i baci da cinema? Beh, i baci da cinema sono di una tristezza infinita. No, a parte gli scherzi, vero. Sono baci che devi comunque animare, devi comunque rendere credibili,
se la, se la tua partner è d'accordo, tutto si fa in un ciak, in due ciak, e comunque creano un imbarazzo infinito, chiaramente. E certo, perché però, devi far finta di voler bene. Esatto, invece magari ci deve essere solo la passione. Amicizia, esatto, esatto. Tu ce l'hai il fidanzatino, tesoro? Nessuno, niente. Bella. Niente. Hai altro da chiedere al regista, Virginia? No. No? Passa il microfono ai tuoi, ai tuoi amici e magari loro hanno qualcos'altro da Solidea. Chiedete qualcosa, ragazzi, dai. Bianca, Bianca. Solidea. Solidea, Solidea, vieni qui. Solidea. Oh, va. Allora, raccontami qualcosa. Volevo fare una domanda. Domanda a Virginia e Antonio. Dici. Quante volte vi abbiamo fatto perdere la pazienza noi quadranelli? La pazienza per durante? Durante le riprese? Ma 1200-1300 volte. Allora, un po' sì, ogni tanto sì, perché scappavate di qua e di là. Però, Mara, io ti dico la mia, sono innamorata. Ma certo. E ogni volta di vederli, comunque, me li spupazzerei tutti. C'è stata una presentazione, no? Sì. Pochi giorni fa. Sì. Abbiamo il filmato, la mandiamo? Sì. Chiedere qualcos'altro, tesoro? No? E allora ti vai a sedere col microfono, così quando volete potete intervenire. Adesso però entriamo proprio, certo, no, in quello che è questo film, perché è un film divertente, ma anche un film che fa riflettere, che fa pensare, un film importante, direi quasi potente. È un film potente. Ah, che bello, grazie. Almeno io l'ho recepito così, e certo, credo che anche il pubblico lo possa recepire come l'ho recepito io. Come ti è venuto in mente di fare questo film, con un'ambientazione poi anche così vera, perché credo che sia totalmente vera tutta quella neve lì. Sì, sì. Da dove è partita questa idea? Ma guarda, parte da decenni di frequentazione di questi territori. Io conosco bene quei posti, quelle persone, quei luoghi, e ho imparato molto in questi anni. Quando parlo di senso della comunità, penso sempre a quella comunità lì, a quei paesini lì molto piccoli. Opido abbiamo girato, ma anche Pescassero, Civitella Alfedena, Villetta Barrea, tutti centri molto piccoli, che poi ho visto andare incontro negli anni allo svuotamento, allo spopolamento, no? Quindi ho visto anche scuole chiudere, come in questo caso, quindi sono andato in una scuola che era chiusa lì a Opi, e lì mi è venuta una cosa allo stomaco, perché ho detto, ma insomma, qui c'è qualcosa che, no, bisogna mettere un freno, ecco, quella è la sensazione che ho avuto, anche in un periodo in cui si parla molto di educazione, no? Di necessità di istruzione, di necessità. Si parla molto di scuola anche, no? Ora, questa comunità cosa fa? È una comunità molto piccola e è caratterizzata da piccole cose, come succede spesso nei piccoli centri, no? Le piccole invidie, magari qualche un po' di rassegnazione, un po' di immobilismo, però poi quando è il momento di risolvere una questione importante, superano tutte le divisioni di ogni ordine e grado, insomma, di ideologiche, politiche, sociali, economiche, e si mettono insieme per risolvere le questioni in maniera concreta. Quella concretezza lì è una cosa a cui guardare con molta, molta attenzione. Per cui tutto parte da questo, per cui l'hai vissuto veramente. Sì, ho vissuto. Esistono ancora questa chiusura di queste scuole per mancanza di alunni? Sì, è un fenomeno che va crescendo e che non è solo dell'Abruzzo, di tutto, no, purtroppo, certo, di tutto il nostro, certo, paese, dal nord, al centro, al sud, alle isole. È un fenomeno importante. Io ho visto con i miei occhi insegnanti, e questo è un film dedicato molto agli insegnanti, che fanno anche 100 km al giorno per andare ad insegnare in paesini lontani, con qualsiasi condizione atmosferica, come capita
ad Antonio quando comincia ad arrivare in questo posto. Allora, con Antonio il quinto film che bravo, esattamente il quinto film. È un amore professionale, sì, ma anche una grande amicizia. Una grande amicizia, certamente. Ed è anche un grande amore, perché? Perché io sono prima di tutto spettatore. Quando leggo le sceneggiature e incontro, come dire, c'è un'idea che è la mia idea in un modo o nell'altro, che racconta un mio desiderio anche, e con lui mi ritrovo spesso. Questo è un film che tratta un tema necessario, però lo tratta alla Milani, cioè con garbo, leggerezza, con quella nobile leggerezza che sa trattare benissimo lui. E poi permettimi di dire, il cinema secondo me non solo da spettatore ha bisogno sempre di più di umanità, di avvicinarsi di più ai corpi. Riccardo non è mai modaiolo, non cerca mai il capriccio estetico. Cioè, questa umanità si esalta sempre con lui e mi trova assolutamente sempre d'accordo, ecco. E tutto questo viene fuori, come ho detto prima, in maniera potente. Sì. Poi vengo a te perché tu sei bravissima, eh. Certo. Grazie. Una rivelazione, ti devo dire la verità. Io, grazie. Perché veramente straordinariamente brava. Bisogna, te lo dico. Diretta molto bene. Poi vengo a te. Va bene. Ho un filmato che riguarda il vostro amore, Antonio e Riccardo. Vediamolo. Bello, bene. Bello. Io e Valeria ci separiamo. È vero, è così, è la vita. E i ragazzi come l'hanno presa? Cosa? Nel migliore dei modi possibili. Sono esterrefatto. Faccio tu. Fabio, ho conosciuto un ragazzo. Alessio? Dov'è casa di Alessio? Basta oggi. Dove, scusa? No! Le mani affondano nella carne. Guarda la coscia, c'è un filo di cellulite mortacci suo. Io ti devo dire una cosa, quelli sono i croccantini di Chloe. Cioè? Cibo per cani. Ah, infatti mi pare un po' forte. Beckett lo abbiamo recitato, ma con questi ragazzi si è riempito di significato. Questo è come a finale dei Champions League, dove sono? Ghiaccio, neve, tormenta, la scuola non deve chiudere mai. Mi sa che mi devo dare una svegliata, eh? Mi sa ora a me. Sì. Perché, Antonio? Ma guarda, un po' per i motivi che diceva prima Antonio, un po' per un approccio a questo mestiere. Noi abbiamo, credo, un po' di senso della misura in comune, sia nel mondo che frequentiamo, che non frequentiamo poi alla fine. Sia appunto la condivisione delle storie, il lato umano che diceva Antonio è fondamentale, cioè quella condivisione lì, quel cercare l'umanità dove ancora si annida, dove ancora capiamo che può essere messa in scena, in risalto, e noi ci buttiamo a pesce. Quindi questa cosa qua ci unisce molto e quindi è la passione per questo mestiere, la passione per il nostro lavoro. Sì. Vabbè, la passione credo che sia la molla più importante. Sì, senza passione. La passione tendenzialmente in questo mestiere ti isola un po', perché passione vuol dire veramente H24 tendenzialmente, per questo dico ti isola un po'. È molto impegnativo, però io in lui ritrovo questo, un continuo impegno, un continuo pensiero, e cercare anche proprio di andare avanti con storie sempre comunque molto importanti e necessarie, ma anche molto attuali. Questo è un'altra cosa. Senti, questo personaggio del maestro ti è piaciuto, sì, in particolar modo, perché sei subito proprio dentro, cioè sei lui. E poi raggiungere la montagna, io amo la montagna. Ah, ecco, vedi, non lo sapevo. Sì. Però ti ho trovato così a tuo agio in questo ruolo, così, così Antonio. Sì. Così mi Antonio. Sono trovato bene. Ho anche recitato con un cervo. Diretto stanno da pure Milano. I lupi. Sono i lupi anche. Vediamo un'altra clip. Buongiorno. Ma chi è Isse? Purtroppo sì. Sembra una settimana schioppa. Eccoci. Andiamo che fiocca, va. Vieni, Michele, che ti presento, vieni. Allora, lui è Nunzio, oggi con enfasi definito collaboratore scolastico, però da noi fa un po' di tutto, quindi se lo chiami Bidello non si offende. Piacere. Piacere. Lei è Maria Antonietta. Piacere. È arrivata inizio anno. Cioè, tu da Roma ti sei fatto trasferire qua? Sì. Sì. Ma questo è scemo. E
tu pendolare casa-lavoro? Io faccio casa-lavori, nel senso che lavoro in 4 scuole diverse, 3 ore a Barrea, 3 ore a Villetta a Barrea, 8 a Rupo e 2 a Benago. Beh, però stiamo parlando di un territorio meraviglioso, saranno posti bellissimi, angoli di paradiso. Io sento che qui il futuro della Terra è meno in pericolo. Quando resta questo? 6 mesi. Fantastico. E Virginia, allora dai, parlami di questo tuo ruolo e di come sei entrata anche tu, perché la sensazione è proprio quella, se ci fosse tanta verità. Beh, c'era, sì. Cioè tanta verità, perché come ho detto ad Antonio, anche tu proprio sei entrata in questo ruolo, in questo personaggio, credo che ti sia anche molto divertita. No, mi sono molto divertita, è stato un regalo bellissimo, una possibilità veramente bella, importante per me, che mi ha dato Riccardo, e io ho semplicemente lasciato spazio a Agnese, ho lasciato il posto a Agnese, ho cercato di seguirla nella scrittura, per come era scritta, per... Milani ha le idee veramente molto, molto chiare, mi ha trasferito questo essere umano, perché poi è così Agnese, e con tutte le sue sfaccettature, dall'essere pragmatica, un po' ruvida apparentemente, ma con una forte nostalgia e malinconia, che forse è stato il match che ho trovato con me stessa, capito? E quindi mi son trovata a fare qualcosa che magari è differente da quello, no? Dalle cose che faccio di solito, può sembrare così, però invece ho ritrovato una forte appartenenza a questo. Poi mi sono trovata benissimo, accolta da questa comunità abruzzese di Pescasalo, che ci starà sicuramente seguendo, quindi saluto tutti. Salutiamo, grazie. Salutiamo tutti. Per cui la tua strada aiutata... adesso, televisione, teatro, cinema, dove te butti? Allora, no, è che il lavoro dell'attore, io ho sempre studiato per fare l'attrice, poi lo puoi declinare in più cose. Io ho fatto pure la stuntman, e dove hai visto delle scene in macchina, no? Nella sì. macchina sulla neve, sì. guidavo io. Hai visto il terrore negli occhi di Albanese? Sì, era vero. È tutto vero. Però... Ma lei andava a una velocità infinita ed eravamo su un crinale a 1600, si vedeva la Turchia da lì, cioè vedevi tutta l'Europa. Una paura incredibile, se scivolavi, capito? Lui è così, è così. Con lui che infieriva, vai più forte. La mia scena è venuta benissimo. Per forza. Allora, questo è un omaggio per te, Virginia. Grazie. Che voglio grazie. Vediamolo. Mr. Bombastic, the Tommy Fantastic, catch me on the back, this is a Mr. Qui a colpo di luna? Ecco, c'è davvero spazio per tutti. Tutti i cani e porci, Rebolla, bolla, tu mostra come chi è, ma tu chi rebollando da cabeza di un pe. Io però così non ci arriva, guarda puntata. Che tu sia benedetto, tutto maledetto. Ma papà ci fu fa, io papà pipo, papà papà marela, non ma potuto fa pipo, perché popolo non ma fa. E quando ci si, un papà che fa pipa, ma Virginia Raffaele! Ma che bello! Talento nato. Guarda, se posso permettermi, lei ha fatto una cosa tecnicamente difficilissima. Ora, io amo i dialetti tutti, e sono tutti belli i nostri dialetti, anche quello abruzzese, ma il dialetto abruzzese è un incrocio tra il thailandese e il valdostano, una cosa molto complicata. Bello, ma molto complicato. Beh, lei cioè, è riuscita. Fammi un po'. No, io non so neanche salutare. Non lo so. Infatti, nel film mi salutate così. Esattamente. Ma lei è riuscita perfettamente a simulare questo. Bellissima, bravissima. Beh, una dote incredibile. Un dono. Talento enorme. È un dono. Detto da lui, è un complimento gigantesco. No, però è vero, è enorme. Vero. Ho un filmato anche per te, un omaggio anche davvero? Per te. Beh, sì. Beh, alla tua carriera. Alzati e cammina. Più pelo per tutte.
Padabim! Padabim! La giustizia ha trionfato! Musica! Pino usciancato, Santo usciancato e Ninetto usciancato, insomma tutto. Amico! Non sono un suo amico. L'ho conosciuto anche la mamma. Io voglio sapere che vuole, tu fia da mi fio. Non è partito l'applauso, ma me lo merito. Allora, il film è uscito il 28 di marzo, siamo a marzo, no? Ancora? Sì, sì. È Pasqua oggi. È Pasqua oggi. Sì. 31 marzo. Che giornata. Però bella, mi sembra. Bella, bellissima. Con Gianna Nannini straordinaria. Sì, non ho sentito niente per tutta l'intervista. Come non hai sentito? Non ho sentito niente, sono nata così, avrebbe potuto dirmi qualsiasi cosa, okay. Ma tutto è andato bene, non ci tutto sono polemiche, è vero, ecco. Fuori. No, c'era qualcosa aveva il microfono davanti, okay. Per cui c'era una cassa che risuona. Insomma, ho capito 10% su, ma però è andata bene. Però bene, perché sì. Lei è una grande, lei è fantastica, era già è meravigliosa. Però una sorpresa anche per voi, perché io non mi faccio mancare niente e non lo voglio dire, lo dico dopo. Va. Facciamoli entrare. Sorpresa, la banda! Dov'è che l'è? È viva! Dal maestro Salvatore Cera. Bravo. E questo era per voi, salutiamo qui, venite qua, grazie, no, grazie mille, buona Pasqua, buona Bravi. Pasqua a tutti grazie. Quanti voi, grazie di essere Bravi. Stati Bravi. Qui con noi oggi, grazie. Allora non ci rimane che invitare il pubblico ad andare al cinema, il film è già uscito il 28 marzo, regia di Riccardo Milani e ancora con Antonio Albanese, Virginia Raffaele. Il titolo del film è Un mondo a parte. Potevi anche chiamarlo La montagna lo fa. Esatto. È vero? Grazie mille, grazie. Grazie, grazie. 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 E buona Pasqua. Sei una regina. Grazie. 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 Sempre. Grazie. Date. Ah, le uova per le i bambini. Dai, dai. Prendete bambini. Anche voi, anche i grandi, non solo i piccoli. Riccardo, anche per te. Bambini, uno per Antonio. Grazie, grazie. Ecco, grazie. Anche per me. Tutti contenti con l'uovo grazie. Di Pasqua di domenica. Auguri. Grazie.